Ben trovati a questa nuova edizione del Senior TG. Vediamo i titoli. Prezzo benzina, taglio delle accise con aumento in cassi di IVA. Pneumologia, il punto sulle liste d'attesa. E CDC, sconsigliati i viaggi non essenziali. Gemelli, diagnosi tumori più accurate con intelligenza artificiale. Non è previsto alcun intervento per abbassare le accise sulla benzina per ora, ma il Premier assicura che lo Stato interverrà quando ci saranno più incassi di IVA. Risponde così Giorgia Meloni alla pioggia di critiche dopo le decisioni dell'esecutivo contro i rincari sulla benzina. Le misure non sono però abbastanza per i gestori che proclamano 2 giornate di sciopero a fine mese. Per correre ai ripari il governo ha convocato per oggi un incontro con la categoria alle 11:30, a cui parteciperà personalmente anche il Premier. Tra le tante criticità che il Servizio Sanitario Nazionale deve affrontare c'è quello dello smaltimento delle liste d'attesa. Ne abbiamo parlato con Stefano Nardini, coordinatore del Comitato Scientifico della Società Italiana di Pneumologia Interdisciplinare. Personalmente faccio il volontario in un ambulatorio pubblico della ULSS in ospedale per le consulenze pneumologiche. E vedo persone che stanno aspettando la visita, che vengono da me a visitarsi e stanno aspettando la visita da 6, 7, 8, 9 mesi. Se sono controlli, beh, in qualche modo si può anche accettare in una situazione emergenziale come quella che stiamo vivendo, ancorché l'emergenza attuale non sia così stringente come lo era 2 anni fa o anche l'anno scorso. Però è decisamente troppo per qualsiasi situazione che non sia quella di controllo di una situazione già ampiamente studiata e stadiata. E questo è un problema che evidentemente la sanità pubblica non solo non riesce a risolvere, ma che si ha l'impressione che si aggravi mese dopo mese, cioè che non vengano, presi dei provvedimenti tali da riuscire a smaltire queste liste d'attesa e anzi si ha l'impressione che si allunghino. Il Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie ha auspicato una collaborazione tra autorità sanitarie pubbliche e autorità aeroportuali per sconsigliare viaggi non essenziali e raccomandare invece l'utilizzo della mascherina FFP2 a causa della circolazione di più virus respiratori. L'invito arriva alla luce del peggioramento dell'epidemia di Covid-19 in Cina e dell'impatto che potrebbe avere la nuova sottovariante soprannominata Kraken. Il centro di ecografia ginecologica del Policlinico Gemelli da oggi sarà in grado di offrire diagnosi più accurate e personalizzate dei tumori. Grazie all'analisi omica, infatti, in grado di elaborare immagini con algoritmi di intelligenza artificiale, sarà possibile avere più informazioni sulla natura del tessuto preso in esame. La radiomica per ora si applica per lo più in ambito di ricerca, ma si spera che presto possa portare risultati anche nella routine clinica. Per oggi è tutto. Prima di salutarvi vi ricordo Pronto Senior Salute. Se hai più di 65 anni e hai prenotato tramite il CUP una visita specialistica, un ricovero, un esame diagnostico, ma l'appuntamento non rispetta i tempi indicati dalla prescrizione del vostro medico, chiamando il numero 06 62 27 44 04, Senior Italia Federanzani prenderà in carico il vostro caso gratuitamente. Vi ricordo inoltre che potete seguirci sulle nostre pagine Facebook, YouTube e Instagram e vi do appuntamento alla prossima edizione.